presentata nella sede di Arezzo Fiera dei Congressi la 33esima edizione di Oro Arezzo, un appuntamento di grande rilievo che ha anche un valore strategico. Sì, è un appuntamento all'interno del quale ci sono grandi aspettative dall'intero comparto orafo aretino e da parte nostra Arezzo Fiera dei Congressi ha fatto un grande e potente sforzo di incoming per portare qui nel nostro territorio quasi 300 buyers da oltre 60 paesi del tutto. Come avete fatto a radunare tanti compratori? Ma innanzitutto grazie alla compartecipazione della Camera di Commercio che ci ha permesso di avere le disponibilità per poter effettuare un'azione di incoming di questo tipo. È un'interazione con le aziende che dura da anni e quindi nel tempo si sono costruiti rapporti importanti con quelli che sono i più importanti compratori provenienti da tutto il mondo. Sappiamo chi in questo momento è in salute e quindi può comprare, sappiamo quali sono i mercati che hanno tradizionalmente la nostra produzione ha maggiore sbocco, sappiamo quali sono i mercati emergenti all'interno dei quali ci rivolgiamo per creare nuove opportunità e nuove possibilità per i nostri espositori. Presidente, in conclusione questa è un'iniziativa che però suggella il lavoro di un anno. Sì, è un lavoro di un anno, di fatto questa non è una fiera del momento, ma noi vogliamo sostenere il settore orafo, il comparto orafo durante tutti i 12 mesi dell'anno e proprio per questo al di là di Oro Arezzo che è l'evento principale facciamo tutta una serie di eventi proprio nel corso dell'anno proprio per accompagnare l'intero comparto.